È decisamente un bel sole quello che accoglie sul terreno di gioco del Washington Parisio di Formia, l'insieme Formia e il Gladiator, per quello che sarà il recupero della quinta giornata del girone G di Serie D 2020-2021, esordio di campionato. Formia che invece non gioca da circa un mese, ma ha subito un'occasione con Gomez che va al tiro e dopo 22 secondi il Formia è in vantaggio con Victor Gomez, sesta rete stagionale che sfiora la testa di un paio di avversari, poi retropassaggio con rimbalzo decisamente pericoloso e c'è la, attenzione, c'è la rete del pareggio, clamorosa ingenuità del Formia con Capogna che rinvia addosso all'attaccante in pressing ed è l'1-1. Chinappi il velo, Zonfrilli in mezzo, pallone per Cagliegari che però va alle stelle. Orio Durazzo prova il cross, la testa di Gomez, la palla che ancora in gioco, ancora dentro l'aria, il tiro e la parata da parte di Fusco. Il rinvio di Fusco. Attenzione ora. E c'è il secondo giallo e l'espulsione per Pirolozzi. Intanto 6 i minuti di recupero. Ora il numero 13, la rete del Gladiator che stavolta è regolare, questa sì. 45 minuti, 20 secondi, il Gladiator passa in vantaggio. E finisce qui il Gladiator, vince 2-1.